L'oroscopo e l'almanacco sono qua come sempre, come ogni giorno. Ben trovate e trovati, 29 marzo, Beato Bertoldo, priore generale dei Carmelitani. Nati oggi, compleanni, è nato Fabrizio Corona nel 1974, proprio il 29 marzo. E poi abbiamo Terence Hill, il suo vero nome è Mario Girotti, il grande attore. Prima Cazzotti con Bud Spencer, poi Don Matteo, 29 marzo 1939. Proverbio di oggi, la sorte prepara, cuce e taglia un vestito per ogni canaglia. Ariete, avete ritrovato la vostra splendida forma, siete super dinamici e avete voglia di inventare la giornata per voi e i vostri amici con mille progetti. Non rischiate con la velocità in auto. La vostra esuberanza colpirà in particolare una persona. Si tratterà probabilmente di un colpo di fulmine. Toro, passerete una giornata piuttosto incolore. Vi sentirete un po' tesi e insofferenti. Se continuerete a stare sulle difensive, finirete per logorare qualsiasi tipo di rapporto. Dovrete provare a voi stessi e agli altri di essere più generosi e comprensivi. Gemelli, giornata da vivere all'aperto. Oggi sarà molto bello andare in giro senza meta. Una sosta in pasticceria appagherà la vostra golosità. Non pentitevi di una scelta fatta nel passato. In quelle circostanze era l'unica cosa possibile. Non date retta a chi vi vuole creare inutili dubbi. Cancro, potrete dare libero sfogo alla vostra creatività. Non vi manca la fantasia per impegnare le ore come riterrete più opportuno. Avrete voglia di apportare cambiamenti nelle vostre abitudini e nella vostra casa. Attenzione a certe prese di posizione. Leone, sarebbe l'ideale oggi recuperare un po' di energie di cui durante la settimana avete abusato, ma sarà anche difficile per voi accettare questo invito delle stelle. Cercate almeno di prendere un impegno alla volta e di ridimensionare la vostra ricerca di emozioni. Vergine, potrete dedicarvi con tutta la vostra precisione alla preparazione di un raffinato pranzo. Sarà sicuramente elogiato da tutti. Sarebbe meglio abbondare nelle quantità. Non preoccupatevi per le lamentele di una persona. Desidera solamente attirare la vostra attenzione, cercando di colpirvi. Bilancia, potreste andare a far visita ad una persona che non vedete ormai da tempo. Potrete così almeno per un po' dimenticare gli assillanti progetti del vostro immediato futuro e chiacchierare di ricordi dolcissimi del passato. Non velatevi di malinconia, però. Scorpione, trascorrerete una giornata con la vostra famiglia. Avrete notizia di una persona alla quale siete legati da ricordi di profonda tenerezza, che è venuta a vivere nella vostra stessa città. Gli altri continueranno a parlarvi, ma voi state studiando una strategia d'amore. Sagittario, conoscerete persone che vi inviteranno a valutare l'opportunità di entrare in collaborazione con loro. Per voi potrebbe rappresentare un cambiamento totale di vita. Parlatene ad una persona per la quale nutrite una profonda stima. Saprà darvi ottimi consigli. Capricorno, sarete di particolare aiuto ad una persona che in questo momento vi apparirà molto fragile. Le parole che poi vi dirà appagheranno il vostro orgoglio. Riuscirete a sentirvi sulla stessa lunghezza d'onda e quindi ben sintonizzati. Potrebbe nascere qualcosa di molto bello. Acquario, passerete la giornata in maniera piuttosto piatta. Non riuscirete a concludere quasi nulla. Vi sentirete la testa vuota, priva di idee, e questo potrebbe rendere tutto più difficile. Preferirete lasciare tutto al caso, ma oggi ve lo potrete anche permettere. Pesci, dormite tranquillamente fino a tardi. Oggi per voi non ci sono né orari né doveri. Avrete solo voglia di lasciarvi andare ai vostri pensieri senza dover porre limiti alla vostra fantasia. Cercate comunque di non esagerare. Qualcuno potrebbe farvi risvegliare un po' bruscamente.